Prima parlavamo insomma a tavola proprio di questo grandissimo campione, però ricordiamo, prima l'hai nominato, insomma io volevo intendere prima Pantani, ma adesso ricordiamo anche Felice Gimondi che è mancato pochissimo tempo fa, un grandissimo campione. Un grandissimo campione, io ho anche un piccolo aneddoto perché nei miei primi giri in pista al Vigorelli, mi ricordo, ero allievo e il mio papà, fra l'altro insieme anche al papà di Beppe Saronni, il grande romano, giusto, andavamo ad allenarci al Vigorelli e durante i primi giri di pista c'era il grande Felice che in quell'epoca correva in coppia con Sercù alla Salvarani, mi veniva di fianco e mi diceva: Antonio, guarda che è la sella troppo alta, abbassa la pedivella, quindi i primi consigli in pista me li diede proprio Felice Gimondi. Io oggi sono un caro amico di Norma, che è la figlia che ha preso un po' in mano tutte le redini del papà, perché quando scompare una persona come il grande Felice, oltre che a lasciare un grande danno morale a noi ciclisti, perché lo abbiamo amato tutti, tutti siamo tifosi del grande Felice, perché per noi italiani era il nostro orgoglio. Dopo i tempi di Coppi, di Bartali, arrivò l'epoca di Felice Gimondi e le grandi avversarie del grande Eddy, però per noi, e difatti io volevo proporre a Norma, adesso avremo un incontro, perché quando hai la passione del ciclismo e fai anche l'imprenditore ti vengono anche delle bellissime idee, e volevamo, dietro l'entusiasmo, perché Norma Gimondi ha dato l'autorizzazione alla Federazione Ciclistica Italiana, quest'anno abbiamo corso con una frase firmata sulla maglia azzurra da Felice Gimondi, io ho un'idea nel cassetto di cercare di rifare una scuola di ciclismo e nominarla proprio Fausto Coppi, dove portare i bambini in un piccolo circuito vicino alle porte di Legnano e nominarlo proprio scuola Fausto Coppi, Fausto Coppi era la nostra scuola Felice Gimondi. È un progetto nel cassetto che prossimamente ne vorrò parlare con Norma, però adesso siamo ancora dietro la grande scomparsa, siamo ancora un po' tutti qua amareggiati, e con l'anno nuovo porteremo avanti anche questo progetto.